Tenuta chiara dopo che in precedenza la Ignis era riuscita a raggiungere un vantaggio massimo di 6 punti, 12-6 al quinto minuto circa. L'Ignis, come noto, gioca senza Meneghin infortunato, che è però presente alla partita in qualità di spettatore, quindi un grosso handicap per la squadra varesina, che ha una certa difficoltà a catturare rimbalzi non potendo allineare il valoroso pivot italiano. Dirigono la partita gli arbitri cecoslovacco Jahoda e germanico Besken. Ora è il giocatore della Ignis Zanatta che beneficia di due tiri liberi. Siamo ora in parità, 14-14. Ecco in fase d'attacco Real Madrid, Walter Cerbiak, Corbalan al tiro, lo sbaglia, rimbalzo Mors, riparte la Ignis. Bisson, Yelverton, buona la sua elevazione, poi la schiacciata fantastica di Morse, 16-14 per la Ignis, 8 punti per Morse che è il capocannoniere. Ecco ancora la replica della formazione madrilena. Lluic è riuscito a segnare, siamo sul 16-16 sempre del primo tempo, ecco in palleggio Ossola, che è controllato da vicino da Corbalan, poi Lulka commette un fallo su Mors, quindi avremo per Mors due tiri liberi dal limite della lunetta. Realizzato il primo, 17-16 il punteggio sempre in favore della formazione italiana, realizzato anche il secondo, siamo 18-16, 10 punti per Morsa, 4 su 4 dalla lunetta, ed ecco Corbalan, Brabender, si è liberato Brabender, lotta sotto il rimbalzo, e poi Walter che ha spinto nettamente alle spalle Zanatta, quindi fallo personale, la rimessa in gioco di Ossola per Yelverton al quale ritorna la palla, sempre Ossola che è il regista della formazione varesina, Yelverton che è lo straniero di coppa dell'Ignis, Ossola, Yelverton, sospensione e canestro di Yelverton, 20-16 per la Ignis. Ecco Ossola d'anticipo, ha rubato un prezioso pallone all'avversario, ecco Yelverton, corto il suo tiro, si lotta sotto i rimbalzi, ancora Corbalan, piccolo ma efficace, qui vedete Lluic, il pivot, metri 2,03, 33 anni, poi è Walter Cervia che ha segnato da molto lontano, quindi 20-18 il punteggio sempre in favore della Ignis, 23-4. La sua percentuale sino a questo momento, ecco Zanatta dalla distanza, ha sbagliato nettamente, rimbalzo per Mors, che ha fatto saltare lui, che ha segnato Mors, freddezza di Mors, 22-18, ecco Brabender in replica per il Real Madrid, Rullian ha sbagliato da sotto, poi era intervenuto come avete visto Bisson, e qui avete visto che Mors non è riuscito a trattenere in campo questa palla. L'Ignis ha schierato all'inizio Zanatta, Mors, Ossola, Bisson e Yelverton, che ora è in possesso di palla, la fida a Ossola, sempre tempestivo, avete visto che Yelverton ha cambiato fulminamente uomo, ecco Bisson, ancora Ossola, poi Mors. Yelverton è in posizione di pivot, ha tirato, è riuscito a segnare, 24-18, riparte ancora il Real Madrid, Brabender, questi è Corbalan, sempre in zona d'attacco il Real Madrid, Rullian ha tirato, ha sbagliato, ha ripreso Brabender, eccolo in sospensione che riesce a realizzare, quindi 24-20 il punteggio, 4 lunghezze di vantaggio sempre per la formazione della Ignis in palleggio con Ossola, il quale chiama lo schema, si va a piazzare Yelverton, riceve Mors,
un intervento difensivo del Real Madrid, rimessa in gioco per la formazione italiana. Si incarica della rimessa Ossola, siamo al 12° circa del primo tempo. Ecco Zanatta, sul quale gioca Brabender, poi Morse dall'angolo. Ha sbagliato, è ripartito Corbalan. Ha servito Lui che mezzo gancio è riuscito a fermare il giocatore Lluic. Poi stiamo a vedere questa decisione degli arbitri. Ecco, ha commesso un fallo il giocatore Walter Cerviak e c'è una sostituzione nelle file delle Ignis. Vedete, con il numero 4 è entrato Rusconi ed è uscito Ossola, siamo circa al 13° del primo tempo. Rusconi, Yelverton, ancora Rusconi, quindi Morso, sul quale era stata raddoppiata la marcamenta. Ecco Yelverton che riesce a realizzare, siamo 26-20, 4 su 7 percentuale al tiro per Yelverton. Brabender poi chiama lo schema Corbalan, il Real Madrid che schiera Brabender, Walter Cerviak, numero 10, Corbalan, numero 11, Rugliant, il giocatore più alto della partita con i suoi metri 2,07, una torre, poi lui, il tiro 2,03, 33 anni. Ed ecco ancora Rusconi che ha servito Bisson, si smarca Yelverton, lo vediamo giostrare con il numero 15, poi Morse si libera, sospensione e realizzazione di Morse. 28-20, massimo vantaggio per l'Ignis, 14 punti per Morse. Ancora in azione Rullian, ha servito Walter e da sotto riesce a realizzare. Ha subito anche un fallo, ha commesso il fallo Zanatta. Siamo 28-22, il punteggio in favore della Ignis che è in palleggio con Rusconi. Sempre Rusconi, Yelverton, Rusconi. Vedete, c'è una certa difesa aggressiva da parte del Real Madrid. I giocatori varesini cercano i varchi per andare a canestro. Poi Bisson, su alla responsabilità del tiro, ha sbagliato. Riparte il solito Corbalan. E qui c'è un gancio ancora di Rullian. 28-24, 4 lunghezze di vantaggio per la Ignis. Ecco ancora Rusconi, quindi Zanatta, Morse, Rusconi, Yelverton, su alla sospensione, sbaglia, corto il suo tiro, ha ripreso Lluic Brabender, qualche momento di sbandamento nel tiro per quanto riguarda la formazione varesina, ecco Brabender ancora, vediamo che l'arbitro, il cecoslovacco Jahoda, è intervenuto. In un contatto Yelverton con un avversario ha commesso un fallo, è il suo terzo fallo personale. C'è un minuto di sospensione da parte della Ignis, siamo circa al 15° del primo tempo sul risultato di 28-24, sino a questo momento 12 su 27 per il Real al tiro, 11 su 27 per la formazione italiana. Una conferma del punteggio, vedete l'allenatore della Ignis Gamba che dà istruzioni ai suoi giocatori. Finora, ripeto, nella Ignis hanno giocato Zanatta, Morse, Ossola che ha dato il cambio a Rusconi, Bisson, Yelverton e appunto Rusconi che giostra con il numero 4. Che sinora le due squadre si equivalgono per quanto riguarda la precisione al tiro. Il Real ha preso più rimbalzi, il Real ha recuperato invece più palloni. È pronto Walter Cerviak, ha servito Corbalan, ecco al tiro Rullian, lo ha sbagliato, riparte la Ignis, servito Bob Morse, Rusconi. Ancora Rusconi, fanno girare la palla, ecco Bisson che ha fintato il tiro e poi ha subito un fallo, lo ha commesso il giocatore Corbalan,
quindi avremo due tiri liberi a beneficio del numero 14 della Ignis, Bisson. La panchina dell'Ignis chiama gli arbitri al tavolo. È andato al tavolo l'arbitro tedesco Beskens. Fallo, ripeto, è stato commesso da Rullian, quindi avremo due tiri liberi per Bisson. Sbagliato il primo. Realizzato invece nel secondo, siamo 29 a 24 per la formazione varesina. Sempre in palleggio Corbajan, Drabender. Eccolo piazzare il tiro, è stato stoppato da Yelverton. Il fallo di Yelverton, per la verità, è intervenuto sulla palla. Comunque l'arbitro cecoslovacco Jahoda ha fischiato il quarto fallo per il numero 15 Yelverton. Si fa precaria la situazione per questo giocatore e vedete che viene richiamato in panchina e pronto a rientrare il numero 10, e si tratta di Ossola. Per la verità discutibile questo fallo commesso da Yelverton, comunque è stato richiamato in panchina. Ecco Drabender al tiro libero, sbaglia il primo. Realizza il secondo, 29 a 25, sempre in favore della Ignis. Siamo circa al sedicesimo minuto del primo tempo. Ecco ancora Bob Morse, quindi Rusconi. Ossola. Tenta da lontano Rusconi, sbaglia. Il rimbalzo è stato ripreso da Bisson, si lotta sotto il tabellone. Poi ha dato il là Rullian a questa azione offensiva. E qui vedete una bella entrata di Corbalan, che mette a segno due punti, 29 a 27, il Real Madrid è soltanto a due lunghezze di vantaggio, di distacco, scusate, dalla Ignis. Eccola in palleggio con Rusconi. Morse, sedicesimo ora del primo tempo, ha sbagliato. E qui c'è un fallo. Rullian è terminato a terra. Zanatta ha commesso il fallo, anzi Bisson ha commesso il fallo, quindi la rimessa laterale spetta a Corbalan. Ecco che ha ricevuto ancora il pallone, in palleggio ha servito Drabender. Siamo sempre 29 a 27, ora il Real è andato al tiro con Rullian, 29 a 29, siamo in pareggio. Rusconi, quindi Zanatta, poi Morse, ancora Rusconi, Ossola, Zanatta, rimbalzo di Bisson, e Bisson che riesce a realizzare, si è fatto luce molto bene, porta nuovamente in vantaggio l'Ignis, 31 a 29. 14 punti di Morse, 4 punti di Zanatta, 5 di Bisson, 8 di Yelverton che è in panchina. Drabender, il solito Corbalan. Ecco Drabender servito ancora dall'angolo, non sbaglia, quindi siamo 31 a 31, 9 punti per Drabender, è il miglior cannoniere della formazione madrilena. Ecco Ossola, quindi Rusconi, su Rusconi gioca Cerbiak, ora Walter Cerbiak che è 20 cm più alto di lui. Ecco un tiro dalla lunga distanza. Il rimbalzo è stato di Newick, metri 2-0-3, quindi Corbalan in entrata, il rimbalzo di Morse e Corbalan ha commesso ora un fallo, il numero 11 Corbalan, gli arbitri piuttosto decisi, quindi avremo la rimessa laterale già effettuata da Rusconi, palla Ossola, quindi ancora Rusconi, i due giocatori che fanno il gioco nelle retrovie della Ignis. Ecco Morse, ancora Rusconi. Vedete che cercano un varco i giocatori in maglia azzurra, nettamente sbagliato il tiro di Ossola, ancora Corbalan e qui va a canestro Drabender, siamo 33 a 31, 18esimo minuto del primo tempo, il Real Madrid è in vantaggio. In palleggio abbiamo Rusconi, vedete che chiama lo schema, Ossola, Zanatta, ancora Rusconi,
quindi Ossola, Bob Morse sbaglia il tiro, il rimbalzo è dei madrileni, il solito Corvallan molto attivo, e questa volta c'è un fallo che è stato commesso dal numero 4 Rusconi. Avremo due tiri liberi a beneficio del giocatore madrileno. Vedete inquadrato il numero 11, si tratta di Corvalan, giocatore non molto alto, comunque efficace. Realizza il primo dei due tiri liberi, Corvalan, secondo tiro a disposizione. Siamo 34 a 31, riparte la Ignis, ecco Morse, Rusconi, riceve Ossola, Bisson ha sbagliato, il rimbalzo è di Corvalan, attivissimo, ha servito Rullian, il quale ha sbagliato, ancora Corvalan, quindi Brabender da buona posizione, è riuscito a realizzare 36 a 31, un fallo personale fischiato a Ossola. Vediamo in palleggio ancora Rusconi, su di lui gioca Walter, poi Bisson ha ceduto nuovamente a Rusconi, quindi a Morse che riesce a realizzare 36 a 33. Ecco Brabender in replica, sbaglia, rimbalzo ancora di Morse, abilissimo anche in difesa, poi Rusconi e qui Ossola non è riuscito a trattenere questo pallone, quindi una palla persa in attacco da parte della Ignis. Ecco ancora Corvalan che è stato servito, intervento degli arbitri. Il canestro quindi è valido, siamo 38 a 33, sempre in favore del Real Madrid, sta per concludersi il primo tempo. Ecco ancora Rusconi, abbiamo Walter, Brabender gioca invece su Zanatta, ecco Zanatta tenta la conclusione solitaria, 38 a 35, sta per scadere il primo tempo, vediamo ancora un attacco del Real Madrid, un tiro da lontano per guadagnare tempo, il primo tempo è terminato su questo risultato, Real 38, Ignis 35, un primo tempo praticamente in cui la percentuale è stata molto scarsa al tiro da parte dell'Ignis, tre falli ripeto per Yelverton, inizia ora il secondo tempo, ora per la vostra osservazione la formazione dell'Ignis gioca da destra a sinistra. Qui è intervenuto l'arbitro perché c'è stato un fallo. L'ha commesso Cabrera che è entrato in questo secondo tempo, non aveva giocato il primo. Zanatta ha sbagliato, decisamente non è in serata di tiro, 2 su 10 sino a questo momento la sua percentuale. Ecco Rullian, ha urtato i difensori della Ignis, terzo fallo per Rullian, rimessa laterale già effettuata dalla Ignis. Ecco Ossola, ha servito Zanatta, Yelverton è andato a canestro, contropiede del Real Madrid, è andato a canestro con Walter Cerbiak, 40 a 37 il punteggio in favore del Real, Walter Cerbiak finora 10 punti, ed ecco Ossola che ha ricevuto da Yelverton, mentre si va a piazzare Bisson, Yelverton, Morse. Le marcature sono rimaste le medesime in quello del primo tempo, Bisson è riuscito a centrare dalla distanza, 7 punti per Bisson sino a questo momento, Brabender ha servito Walter, a lui Canzi, e poi Yelverton che conquista questo rimbalzo, serve Ossola, il quale dà Morse, buona questa azione ma c'è stato un fallo, comunque il canestro è valido.
Linis è passata a condurre con questo canestro di Ossola, 41-40. Ecco Brabender, quindi Cabrera ha tentato di servire nuovamente Brabender, Morse, Ossola, Zanatta, sottomano, è riuscito a segnare sul servizio di Ossola. Siamo sul 43-40 in favore della squadra italiana, che ricordo aveva terminato il primo tempo in ritardo di 3 punti. Ecco Walter, questo canestro sbagliato, un altro fallo fischiato a Lewick, 3 falli per Lewick, il quale ha mandato a terra un avversario. 43-40, Ossola ha servito Yelverton, ancora Ossola, quindi Zanatta, Yelverton, Zanatta, Yelverton, tenta la conclusione, ha sbagliato, rimbalzo di Bisson, è stato stoppato molto bene da Rullian, e qui è Cabrera che sbaglia una favorevole occasione proprio sotto il tabellone. Il recupero è di Morse, il quale affida il pallone a Zanatta, da questi a Ossola, il quale chiama lo schema 3, serve Zanatta ancora, quindi Morse. Si sta giocando la finale della Coppa Europea dei Campioni. Ecco Morse, servito da Yelverton, non sbaglia. 5 lunghezze di vantaggio per Lignis, contropiede di Brabender, non andato a bersaglio, rotta sotto i rimbalzi, Morse, Brabender ancora, sbaglia, è una lotta sotto il tabellone. Poi avete visto è intervenuto Bisson, il quale ha servito Ossola, ha giocato bene la difesa del Lignis in questa circostanza sotto i rimbalzi, poi una replica ancora di Morse, implacabile dalla media distanza. 22 punti per Morse, 7 lunghezze di vantaggio per la formazione italiana. Qui è stato stoppato il giocatore Rullian, servito Zanatta, il quale facendo un gran gioco in retrovia della formazione varesina. Zanatta, Ossola, vedete che cerca, hanno Yelverton, ripeto, con 4 falli personali. Bisson controllato da vicino dal giocatore Rullian, siamo 49-40 con questo canestro di Bisson, 2-2 per Bisson nella ripresa, Brabender in replica, poi Cerbiak, gli arbitri sono intervenuti, Zanatta ha commesso un fallo su Walter, quindi avremo 1 minuto di sospensione sul risultato di 49-40 in favore della formazione dell'Ignis. L'Ignis che, ripeto, ha vinto 3 volte la Coppa Europea, il Real Madrid l'ha vinta 5 volte. Il Real, come sapete, è allenato, ecco appunto l'angolo, da Pedro Ferrandiz, mentre la formazione italiana è allenata da Gamba. Ripeto, questa sera nella Ignis non gioca Meneghin, che si è infortunato a una mano nel corso di un allenamento. La gara sta per riprendere, il pubblico è presente nella misura di circa 4.000 persone. Vedete che rientrano in campo i giocatori dell'Ignis e anche quelli del Real Madrid, mentre la gara riprenderà con 2 tiri liberi per il giocatore Walter Cerbiak. Un ex professionista, giocatore molto valido, d'esperienza, non sbaglia il primo tiro libero Walter. Brabender è il miglior realizzatore del Real Madrid, il secondo miglior realizzatore è indubbiamente Walter, che ha realizzato il suo secondo tiro libero. Siamo sul 49-42, ecco ancora Lignis che va in zona d'attacco. Siamo 5 minuti nel corso del secondo tempo, a bersaglio Morse, 51-42, 22 punti e qui non abbiamo visto, ma c'è un fallo che verrà fischiato probabilmente a Yelverton, è andato a sbattere contro il sostegno del tabellone, lo vedete che è soccorso,
intervento degli arbitri che probabilmente hanno fischiato un fallo a Yelverton, sarebbe il suo quinto fallo. Borsa del ghiaccio sulla nuca, quinto fallo di Yelverton purtroppo per la formazione della Ignis. Yelverton deve abbandonare. E siamo circa al sesto minuto nel corso del secondo tempo. Quindi per raggiunto limite Yelverton ha abbandonato e quindi siede in panchina con i rincalzi. Abbiamo due tiri liberi per Brabender, sbagliato il primo. Realizzato il secondo, siamo sul 51-43 in favore della Ignis, che è in palleggio ancora con Ossola. Intanto è entrato con il numero 7 il giovane Salvaneschi, dopo l'uscita di Yelverton. Qui ha tentato di andare a canestro Zanatta. Ha commesso il fallo su Zanatta Rullian, quindi avremo due tiri liberi per il numero 8 di Lainis, Zanatta. Quattro falli per Rullian, la torre del Real Madrid, ripeto, 1,207 m, il giocatore più alto di questo incontro. Secondo tiro libero per Zanatta, non lo sbaglia, siamo 52-43. Ecco Corbalan, poi Brabender in sospensione, corto il suo tiro, rimbalzo ancora di Mors che sta giocando molto bene anche in difesa, il solito Ossola, Mors, Ossola ancora, quindi Bisson. Ecco ancora il Real, bello questo cambio di mano, poi sono intervenuti gli arbitri. La rimessa laterale già effettuata dalla Ignis, poi questo tiro di Bisson sbagliato, poi Salvaneschi ha dato la palla a Ossola, ancora Bisson, dalla lunga distanza riesce a centrare il bersaglio, ha migliorato la sua percentuale al tiro, 11 tiri per Bisson, 54-43 per la formazione dell'Ignis, Brabender, Cabrera, ecco Walter. In mezzo a due uomini, ma sono intervenuti gli arbitri, hanno fischiato ancora, fallo a Zanatta, è il terzo fallo per il numero 8 dell'Ignis. Siamo circa al settimo minuto del secondo tempo, ecco Juric dalla distanza, piuttosto impreciso, rimbalzo di Bisson, il quale ha dato a Zanatta, da questi a Ossola, si stanno battendo molto bene in difesa i giocatori italiani, ecco Salvaneschi, poi Bisson, quindi Zanatta, questo rimbalzo è di Corbalan, qui vediamo c'è stato un fallo, sono intervenuti gli arbitri, soprattutto l'arbitro cecoslovacco Jahoda, affida una rimessa laterale a Brabender, qui poteva anche esserci un fallo, canestro comunque valido, siamo 54-45, sempre in vantaggio in favore della formazione italiana, ecco Mors, al quale è stata tolta la palla, erano tre uomini davanti a Mors, la rimessa laterale è per l'Ignis, la effettua Ossola, ecco il giovane Salvaneschi, questo tiro sbagliato ancora e poi la palla che va a terminare fuori, rimessa laterale in favore del Real, siamo sempre 54-45.
Ecco Brabender. Gli arbitri sono intervenuti. Gli arbitri sono intervenuti, hanno decretato un'altra sospensione. Avremo un'altra rimessa laterale a beneficio del Real Madrid. Forse un po' dubbio a questa decisione degli arbitri. Effettivamente due avversari della Ignis avevano raddoppiato un marcamento su un giocatore dell'Ignis. Comunque gli arbitri hanno deciso di affidare la rimessa laterale al Real Madrid. Vedete intanto che entra con il numero 5 Sergio Rizzi, classe 1956, è entrato al posto di Zanatta, quindi la Ignis gioca la finale di Coppa con due giovani. Ecco intanto un canestro di Rullian, siamo 54-47, mentre riparte la Ignis con Ossola. Ripeto, è entrato con il numero 5 Sergio Rizzi, 19 anni, un ragazzo al quale Gamba dovrebbe certamente dare maggior fiducia inserendolo anche in campionato. Avete visto al primo tiro Rizzi ha trovato la via del canestro, siamo 56-47 in favore della Ignis. E qui altro intervento degli arbitri, vediamo che affidano un'altra rimessa laterale alla formazione del Real Madrid, effettuata da Walter. C'è una certa difesa aggressiva da parte della formazione della Ignis, altro intervento arbitrale e questa volta la rimessa laterale è affidata a Ossola, il quale ha scambiato con Salvaneschi. Ossola, Rizzi, Mors, Ossola. Si è liberato molto bene, Ossola ha realizzato 58-47 per la Ignis. Replica di Walter sull'altro fronte e questa volta è stato Ossola che è intervenuto. Altra rimessa laterale per Brabender, ha perso poi la palla Rullian. Altro intervento degli arbitri, è stato fischiato un fallo contro Bisson. E il terzo fallo per Bisson, avremo due tiri liberi per il numero 12 Rullian. Vedete che Ossola è andato a parlare con il suo allenatore, sbagliato il primo dei due tiri liberi. Anche il secondo, Bisson, poi Ossola, grande regista nella formazione italiana, quindi Rizzi. Abbiamo, ripeto, due giovani in questa finale importante, Salvaneschi e Rizzi. Rizzi che sinora si è comportato egregiamente. Siamo sul risultato di 58-47. Brabender dalla distanza ha tentato ancora Corbalan, deviazione, altro intervento degli arbitri, il gioco per la verità è molto frastagliato in questo secondo tempo, un secondo tempo decisamente scarsamente interessante dal profilo tecnico. Rimessa in gioco effettuata Brabender, Ljubic, il quale si è messo poco in luce in questa partita, poi un altro intervento degli arbitri, soprattutto l'arbitro Yahoda, questa volta c'è un fallo per il giocatore madrileno, hanno fischiato un fallo a Rullian, quattro falli per Ljubic, quattro falli per Rullian. Ecco Ossola, Salvaneschi, poi Mors che centra nella mira dalla lunga distanza, 60-47, siamo sempre con la formazione della Ignis in vantaggio, 13 punti di vantaggio per l'Ignis, 24 punti per Mors. Ecco Walter, si è liberato molto bene, è riuscito a realizzare 60-49, ora il punteggio, ed è visto l'ottimo cambio di mano da parte di Walter, giocatore che nelle file del Madrid si sta battendo al più alto livello. Ecco Bisson sotto il canestro, un intervento falloso, abbiamo semplicemente una rimessa laterale.
di cui beneficia Ossola. 60-49, come vedete. E questo canestro realizzato ancora da Rizzi, veramente che si sta comportando in modo magistrale. Qui una replica di Walter, ha sbagliato il rimbalzo di Ossola, poi Salvaneschi, sempre in palleggio Salvaneschi, ancora Ossola, Salvaneschi, ecco Salvaneschi si è liberato, però ha sbagliato la conclusione, l'entrata di Corvalan che riesce a realizzare 62-51. Ancora la squadra italiana con Ossola, decimo minuto del secondo tempo, Rizzi ha ceduto ancora Ossola, quindi Bisson si è liberato su Brabender, Brabender gioca su Bisson, avremo due tiri liberi probabilmente per Bisson, il canestro non è convalidato, per Brabender è il secondo fallo. Quindi due tiri liberi per il numero 14 Bisson, ma è stato chiesto, come vedete, un minuto di sospensione sul punteggio di 62-51 in favore dell'Ignis. L'Ignis che ha giocato un buon primo tempo controllando e forzando anche la partita, poi nel corso del secondo tempo, almeno sino a questo momento, dobbiamo dire che il Real Madrid ha deluso un tantino le aspettative, l'Ignis ha ancora controllato ed ora ha un buon margine di vantaggio, siamo giunti circa al decimo minuto nel corso del secondo tempo, quindi mancano circa 10 minuti di gioco effettivo al termine di questo incontro, di questa finale della Coppa Europea dei Campioni tra la formazione della Real Madrid e della Ignis di Varese che si gioca all'Arena Dörn di Anversa. Due tiri liberi per Bisson alla ripresa del gioco. Sbaglia il primo, errore di Bisson. Avversario il secondo, 63-51. Riparte il solito Corbalan, controllato da Salvaneschi. Vediamo sempre i due giovani, Rizzi e Salvaneschi. Salvaneschi che ha recuperato questo pallone, lo ha servito a Ossola, si piazza Bisson. Ossola che è il regista della squadra, facendo i suoi di rallentare un po' il ritmo della gara. Morse, ancora Morse, quindi Ossola, Salvaneschi. Poi Rizzi che è stato stoppato da Rullian. Ripartono i madrileni, ecco il solito Corbalan, poi Lluic, qui c'è stato per la verità un fallo di Lluic non rilevato dagli arbitri, si continua il rimbalzo di Morse, Salvaneschi, ancora Ossola, Lluic per la verità molto spento in questa partita, del resto ha realizzato anche poco sinora, ecco Morse al tiro, dalla grande distanza realizza, buca letteralmente il canestro, 65-51, abbiamo 14 punti di vantaggio per l'Ignis prima di questo tiro di Brabender, ora 65-53. Si era liberato molto bene Brabender, come avete potuto notare, ecco Ossola a servire Salvaneschi, quindi Morse, fanno girare la palla ora i giocatori varesini. Ancora Ossola, Salvaneschi al tiro dalla distanza, lo sbaglia, rimbalzo di Lluic. Servizio per Brabender che questa volta è stato stoppato da Salvaneschi che ha commesso anche fallo, quindi avremo due tiri liberi per Brabender che è oriundo della formazione madrilena unitamente al pivot Lluic, metri 2-0-3, Lluic ha 33 anni. Ha segnato il primo tiro libero Brabender, 64-54, primo piano del valido numero 4 della Real Madrid. Ha sbagliato il secondo tiro libero, ecco la Ignis che riparte con Ossola,
controllato da vicino da Corbalan. Morse. Quindi Salvanevski in palleggio, poi ancora Ossola, quindi Morse. C'è il blocco di Rizzi, come avete potuto vedere, poi l'azione sfuma in attacco per la Ignis, riparte il Real Madrid, servito Brabender che è stato stoppato da Salvanevski, quindi Morse si è liberato molto bene, ha servito Ossola. È stata un'azione piuttosto confusa, qui Ossola è stato anticipato dal numero 11 Corbalan spingendo Ossola, non sono intervenuti gli arbitri, canestro valido, quindi siamo sul 65-56, c'è un certo pressing come vedete da parte del Real Madrid, evidentemente cerca di limitare i danni, di ridurre lo scarto. Ecco Salvanevski, ancora Morse, questa volta è intervenuto Brabender, tenuto al braccio Morse nel momento in cui stava tirando. Gli arbitri questa volta sono intervenuti e hanno combinato il terzo fallo al numero 4 Brabender. Siamo al 14° minuto nel corso del secondo tempo, sul risultato di 65-56 in favore della squadra italiana. È stato ancora chiesto un minuto di sospensione, vedete inquadrato il settore del Real Madrid che è diretto dalla vecchia volpe Pedro Ferrandiz, il Real che ha vinto 5 volte, ripeto, la Coppa Europea dei Campioni, mentre la Ignis l'è aggiudicata per 3 volte. Conferma del punteggio 65-56. Sono 9 punti di vantaggio per la formazione dell'Ignis. Vedete l'allenatore Gamba che sta dando disposizioni ai suoi uomini, i quali stanno giocando sul parquet con 2 rincalzi, praticamente con Rizzi che se l'è cavata molto bene con Salvanevski, ha dovuto uscire per raggiunto limite di falli come avete visto Yelverton. Morsi lunetta, corto il suo primo tiro libero, è il suo primo errore sui personali della partita, 4 su 5, vediamo con il numero 9, Morsi che è il cannoniere del campionato italiano, ha realizzato Morsi 66-56, ancora un'azione del Real. Ecco Ljubic, servito Cabrera in entrata, è stato fermato, gli arbitri fanno cenno di continuare, Salvanevski, Cabrera è stato stoppato da Bisson, ecco ancora Salvanevski in palleggio, il quale ha servito Bisson, Salvanevski, Ossola, controllato da vicino da Cabrera, c'è una difesa aggressiva da parte del Real Madrid, mentre c'è qui un duello fra Salvanevski e il giocatore numero 11 Corbalan, staremo a vedere che cosa decideranno gli arbitri, probabilmente faranno effettuare una rimessa laterale alla formazione della Ignis, ha toccato per ultimo Corbalan, mancano 4 minuti e 50 secondi al termine, una sostituzione nelle file della Ignis, avete visto che ha fatto il suo rientro in campo il numero 4 Rusconi, è uscito Salvanevski, rimessa in gioco di Ossola per Bob Morse, ancora Ossola, quindi Bisson, all'indietro per Rusconi, vedete che cercano di far trascorrere il tempo i giocatori dell'Ignis per conservare il vantaggio, ancora Rusconi a cui Corbalan dà spazio, ecco Ossola, ecco Morse, ancora Ossola, quindi Rizzi che ha sbagliato la conclusione, ha commesso anche un fallo portato dallo slancio, rimessa laterale effettuata, in palleggio il solito Corbalan, Cabrera, Brabender sul quale gioca Morse,
Ecco Rullian al tiro, riesce a realizzare 66-58, si sta avvicinando il Real all'Ignis, 66-58, ripeto il risultato, mancano circa 3 minuti e 10 secondi al termine dell'incontro, ecco Ossola, quindi Rusconi, l'Ignis è in zona d'attacco, ecco Rizzi, servito Morse, è stato disturbato da Brabender, quindi abbiamo la rimessa laterale in favore della formazione italiana, è pronto ad effettuarla Ossola, servito Rusconi, quindi Morse, sempre la Ignis in zona d'attacco, rettifico il minutaggio, mancano 5 minuti al termine dell'incontro e non 3 come detto in precedenza, intanto ha realizzato ancora Rizzi, 68-58, ottima la sua prestazione in questa finale europea, ecco Corbalan, sbaglia, rimbalzo è di Bisson il quale affida la palla a Rusconi, buono il suo rimbalzo su un tagliafuori dei suoi compagni, ecco ancora Rusconi, quindi Rizzi, notevole anche la sua statura, un giocatore che si sta facendo rispettare in questa gara molto importante, ancora Rizzi ha tentato il passaggio per Bob Morse, ma vediamo che gli arbitri sono ancora intervenuti e affidano una rimessa in gioco all'Ignis, il pallone ha colpito la gamba di un difensore del Real. Ecco appunto Morse, ancora Rusconi, quindi Ossola, Rusconi, ancora Rizzi, ha ceduto ancora il numero 4 Rusconi, gallo, 4 minuti al termine del... Ecco Rizzi ancora, 4 minuti ora al termine della partita, ancora Rizzi dalla distanza, canestro di Rizzi, questo ragazzo che trova i galloni sul campo in una finale europea, 4 su 7, 8 punti per lui, Brabender, avversario molto bello da battimani, questo canestro molto arcuato, quasi un obice da parte di Brabender, punteggio di 70-60, raddoppio di marcamento non riuscito per i difensori madridisti, Ossola, Rusconi, su di lui gioca Cabrera, Rizzi, Bisson, ha perso il pallone purtroppo Ossola, questa volta errore di Ossola e canestro di Cabrera, bisogna stare attenti perché i giocatori del Real molto esperti sono molto bravi nel trar partito in queste situazioni favorevoli. Ha liberato Ossola, un pallone di Rizzi, 2:45 minuti al termine, 2 minuti e 45 secondi ovviamente al termine della partita, una partita davvero da cardiopalma, tenuto conto delle condizioni di inferiorità dei giocatori campioni d'Italia. Rizzi ha fatto saltare 2 volte il suo avversario e ha segnato. Rizzi, 10 punti al suo attivo, sottolineo ancora del 1956 questo ragazzo Sergio Rizzi, che c'è anche un fallo mi sembra e dovrebbe essere il quinto fallo di Rullian, è il quinto fallo di Rullian, 2 minuti e 45 secondi dal termine, 10 punti di Rizzi nella ripresa con 5 su 8 come percentuale di tiro, una sola ingenuità il pallone che si è fatto stoppare, 72-62, 10 lunghette di vantaggio per l'Ignis, ancora una spinta ed è questa volta il fallo di sfondamento, chiarissimo, evidente, molte volte c'era stata la stessa azione in precedenza, questa volta l'arbitro Betken ha interpretato correttamente lo spirito del gioco, l'attaccante aveva urtato, Corbalan 4 fallo. In pressing a tutto campo il Real, la disperata conquista della palla, raddoppio di marcamento operato su Ossola, pallone lungo per Bisson, è libero Rizzi, Rizzi ancora a canestro, 12 punti di Rizzi, 6 su 9 la sua percentuale, ha rubato un pallone Morse, 74-62, grande prova dell'Ignis finora, Rusconi in palleggio. Mancano adesso poco più di 2 minuti.
è in attacco Lignis, 74 a 62. Rusconi, Ossola, giocano la palla per guadagnare tempo i campioni d'Italia. Ossola ancora, liberato Bisson al tiro, grande recita al collettivo della squadra campione d'Italia che è andata a bersaglio con Bisson, 76 a 62, Walter, canestro da convalidare a questo grandioso giocatore americano delle file del Real, ma è solo sotto canestro ancora Rizzi che ha subito un fallaccio ad opera proprio di Walter, quarto fallo di Walter, 76 a 64. Dopo ci auguriamo di potervi trasmettere anche la consegna della Coppa che Lignis già intravede al termine di una partita, ecco inquadrata la squadra campione d'Italia, al termine di una partita ammirevole per grinta, determinazione, cuore ed anche per condotta tecnica. Vedete che tutti i compagni abbracciano Rizzi, grande protagonista proprio in questa partita. Nel secondo tempo, con 12 punti al suo attivo, due tiri liberi ancora da battere. Il microfono a Meneghin. Dobbiamo dire un grazie immenso a Sera disputando una partita eccezionale, pensando che lui ha solo 18-19 anni, bisogna dire che una finale europea non l'ha per niente scombussolata. E il ragazzo che sostanzialmente quasi è sostituito quest'oggi, no? Sì, senz'altro. Io devo ringraziarlo, anzi dopo vado a baciarlo perché se lo merita con tutto il cuore. Punteggio di 76 a 64. Datevi presente che questo ragazzo ha fatto parte l'anno scorso della rappresentativa europea della categoria juniores. Corbalan, rimbalzo di Bisson che si è battuto come un leone sotto le planche difensive, 77 a 64. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco con Lignis in controllo della palla, Lignis ormai vincitrice per la quarta volta della Coppa Europa, proprio nel giorno della sua più grave menomazione. Ecco il tabellone elettronico che vi indica il punteggio, la vittoria della staffa sul piano internazionale per questa sigla che ha dato al basket italiano tanti successi. Walter, ancora opera in attacco il Real, Brabender, coglie il bersaglio Brabender, 77 a 66, Rusconi in palleggio, Ossola, è ancora in possesso della palla il Real, tiene il pallone Lignis, dominatrice del secondo tempo, mancano 20 secondi alla vittoria dei tricolori e c'è anche un fallo personale del Real proprio a sancire, a suggellare un secondo tempo magistrale da parte di Ligni, secondo tempo iniziato col quintetto più forte capeggiato da Yelverton che ha dato il vantaggio decisivo. E il vantaggio poi conservato grazie a Morse, grazie a Rizzi, ma grazie anche alla prova collettiva di tutti i giocatori dell'Ignis che ora ha segnato l'altro canestro con Morse, 78, 79 a 76 ed è finito l'incontro in questo momento, 29 punti ha segnato Morse, l'Ignis ha conquistato la Coppa Europa battendo il Real, 79 a 76. Il punteggio finale in trionfo Rizzi, giovane esponente della nouvelle vague del basket italiano che ha trovato la sua consacrazione, che ha dato il suo esame di laurea qui all'Arena Dern di Anversa segnando 13 punti ed ecco il ragazzo italiano, vedete col numero 5 abbracciato dai compagni che simboleggia la festosa letizia di tutta la squadra alla sua